partiti con i contrabbandieri, ma avrebbero abbandonato a metà strada, ve lo dico io. A metà strada si sarebbero squagliati come statue di sale, e solo dopo avervi derubati. E voi? Sareste squagliati pure voi, morti sotto il sole del deserto. Ecco, questo sarebbe successo. Siamo andati all'inferno. Sei vivo! Capisci che sei vivo? Ci ho messo più di 7 minuti. Ci ho messo meno di 7 minuti. Dice il vero. Ho contato da 1,60 per 6 volte. Ma l'ultima volta ho contato piano. Piano piano. Come sai? La mia quota d'aria. La tua quota d'aria? L'hai lasciata lì dentro la tua quota d'aria, Bukais? Non avremmo dovuto venire. Siamo tutti perduti. Mi sono pentito. Voglio tornare indietro. Voglio tornare indietro! Oh, adesso ripartiamo, va bene? Rifaremo le stesse cose all'altra frontiera, al confine col cuore. 5 minuti e saremo tutti sani e sani. Voi accolti come si accoglie la peste a lavorare senza che mi venga riconosciuto alcun diritto, e io? E io con 4 soldi in tasca? Che culo, eh? Stiamoci un altro po'. Eh? No, no, Bucai, se no. È meglio partire adesso, alzati. È meglio partire subito. Perché non partiamo da? Perché di notte è pieno di pattuglie. Scusa, oh, ma se sei sicuro che non perquisiscono, perché io lascio aperta la porta? Se vedono una porta aperta è più facile che perquisiscano, se la trovano chiusa non si prendono proprio la briga. Cioè, mi hai detto che tuo padrone era aspettato. Ma non fare lo stupido! Dai, che puoi essere...